Buon pomeriggio, sono Veronica Renzi dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del dottor Angelo Russo, specialista in neuropsichiatria infantile e epilettologo. Parleremo dell'epilessia in età evolutiva. Buon pomeriggio, dottore. Buon pomeriggio. Benissimo, ci potrebbe spiegare quali sono le cause più comuni dell'epilessia in età evolutiva e come differiscono da quelle dell'epilessia negli adulti? Certo, allora l'epilessia in età pediatrica può avere un'origine genetica quando non esiste un substrato lesionale. Queste forme tendono a presentarsi in determinate fasce di età e presentano una maggiore tendenza a risolversi nel tempo, oltre che a presentare anche una migliore risposta al trattamento farmacologico quando necessario, perché in questo caso a volte noi non trattiamo neppure i pazienti. Oppure possono avere un'origine definita strutturale, cioè sono epilessie che insorgono sulla base di lesioni della corteccia cerebrale, faccio degli esempi, una in caso di sofferenze ipossico-ischemica, eventi emorragici, traumi cranici. Oppure possono insorgere a causa della presenza di malformazioni corticali o piccole lesioni tumorali, chiamate a basso grado. La differenza rispetto all'età adulta qual è? Sostanzialmente l'aspetto più importante è che ci troviamo di fronte ad un cervello in via di sviluppo, quindi un cervello che cambia nel tempo. Il cervello di un bambino di un anno è nettamente differente rispetto a quello di un bambino di 6 anni. Quindi abbiamo già un qualcosa in continua evoluzione. E poi nel bambino esiste un concetto che viene meno nell'età adulta, che è il concetto di plasticità cerebrale, cioè proprio quella capacità da parte dei neuroni di organizzarsi in risposta a stimoli che provengono dall'ambiente, ma allo stesso tempo anche a riorganizzarsi, dopo un eventuale danno. Quindi ovviamente questa plasticità nel tempo viene meno. Ok, quindi più è piccolo il bambino, più la plasticità è elevata. Però se noi poi andiamo a guardare le differenze proprio nell'epilessia tra il bambino e l'adulto, noi dobbiamo tenere presente che la sintomatologia clinica nel bambino è molto eterogenea, proprio il sintomo, e non sempre facilmente riconducibile alla causa che genera la crisi. Poi abbiamo il pattern elettroclinico che nel bambino tende alla rapida evoluzione ed è molto meno standardizzabile rispetto a quello dell'età adulta. Poi abbiamo ancora la frequenza delle crisi, perché in età scolare, ma soprattutto nei primi 2 anni di vita, questa frequenza si può associare ad un arresto o ad un rallentamento dello sviluppo neuropsicologico. La ricorrenza delle crisi ancora nel bambino si associa a problemi psichiatrici e comportamentali. E questo può determinare ricadute sia sull'ambito sociale del bambino che sulla famiglia, e quindi andando ad alterare poi la qualità della vita. E infine abbiamo anche la grande variabilità proprio delle cause nell'età pediatrica. Noi nel bambino, come causa dell'epilessia, abbiamo decisamente molte più cause rispetto all'età adulta. Poi, per finire, ricordo ancora che la cessazione proprio delle crisi determina quasi sempre un miglioramento degli esiti in termini di sviluppo. Quindi, queste sono alcune delle caratteristiche proprio che differenziano l'età evolutiva rispetto all'età adulta. Perfetto, e qual è l'impatto dell'epilessia in età evolutiva sullo sviluppo cognitivo e sulle abilità sociali e comportamentali dei bambini? Ah, l'epilessia dobbiamo sempre ricordare che è un disturbo molto complesso che consiste appunto nel ripetersi di crisi epilettiche e che si manifesta comunque attraverso un ampio spettro di sindromi e anche di eziologie variabili. Quindi il primo concetto da tenere presente è che quando parliamo di epilessia, noi non parliamo però solo delle crisi epilettiche, ma spesso all'interno dello stesso quadro sindromico abbiamo anche delle diciamo, problematiche che vanno a investire la componente cognitivo-comportamentale. E come dire, in molti casi l'epilessia è caratterizzata dal ripetersi di crisi e
da caratteristiche più o meno, diciamo, importanti che investono la componente cognitivo-comportamentale. Poi è ovvio che nel paziente con epilessia abbiamo anche l'impatto appunto della frequenza delle crisi, così come anche l'impatto dei farmaci che utilizza un paziente. Ovvio, più crisi epilettiche presente a un bambino e più farmaci usa il bambino, più in quel caso queste due componenti possono impattare sulla componente cognitivo-comportamentale e sociale. E per di più, un altro aspetto importante che riguarda proprio l'ambito sociale, che in primis un bambino, ma poi anche gli adolescenti con epilessia possono subire il concetto di stigma dell'epilessia. Ma che significa? Significa, faccio un esempio, un bambino piccolino che dovrebbe partecipare ad un pigiama party, non parteciperà mai a quel pigiama party insieme ai compagni, ma non perché il pigiama party è un problema per il bambino con epilessia come condizione clinica, ma perché spesso i genitori che dovrebbero accettare il bambino, quindi i genitori di un'altra famiglia, hanno paura e quindi rifiutano, insomma, tra virgolette, comunicandolo ai genitori del bimbo, rifiutano la presenza del bambino. Oppure un adolescente che va in crisi per il rischio di avere una crisi proprio davanti al gruppo di pari. E quindi questo a livello sociale sicuramente impatta tanto. La ringrazio. E quali sono le opzioni di trattamento più efficaci e sicure per l'epilessia? E quali sono le considerazioni da tenere presente quindi nella gestione di questi pazienti? L'opzione terapeutica principale è quella farmacologica, ovviamente. Oggi in commercio noi abbiamo veramente tanti farmaci anticrisi, sono chiamati adesso, non sono più chiamati antiepilettici, ma anticrisi, proprio per dare il senso che sono farmaci che agiscono sul sintomo, non sulla condizione di base. Però, ecco, sono tanti farmaci con tantissimi meccanismi d'azione. Ovviamente, quando noi inseriamo i farmaci, il nostro obiettivo è quello di prevenire proprio la ricorrenza delle crisi. Però in età evolutiva c'è una considerazione molto importante da fare ed è importante appunto sottolineare che questo risultato, cioè prevenire la ricorrenza delle crisi, dovrebbe essere raggiunto rispettando quanto più possibile il funzionamento cognitivo-comportamentale del bambino, perché comunque i farmaci antiepilettici, soprattutto se poi abbiamo le politerapie, impattano negativamente sul funzionamento cognitivo-comportamentale. Quindi questo aspetto poi va tenuto ancora di più in considerazione proprio in quelle forme di epilessia che sono definite farmacoresistenti. Comunque sono condizioni gravi e, diciamo, come esempio più caratteristico sono le cosiddette encefalopatie epilettiche, sono le forme più gravi di epilessia. In questo caso, per esempio, l'obiettivo primario spesso è la ricerca di un equilibrio tra la riduzione della frequenza delle crisi e il mantenimento di un buon funzionamento cognitivo, o perlomeno accettabile. Quindi le crisi epilettiche, però, ricordiamolo, vengono generalmente ben controllate tramite i farmaci in circa il 70% dei casi. Poi, coloro che non rispondono a questo tipo di terapia, esistono altre tipologie di interventi, come per esempio la chirurgia dell'epilessia, che rappresenta un trattamento nei riguardi appunto proprio di quelle epilessie farmacoresistenti, oppure quelle epilessie dove tu, per avere il controllo, devi utilizzare dei farmaci tali che poi vanno ad impattare notevolmente sul funzionamento globale del bambino. Lo scopo della chirurgia dell'epilessia qual è? È quello appunto di ridurre al massimo la frequenza delle crisi, di ridurre la durata e l'intensità delle crisi, di rendere minimi gli effetti collaterali e di evitare poi gli effetti sul cognitivo comportamentale a lungo termine, che sono poi, diciamo, correlati all'uso delle politerapie. O se il paziente però non è candidato alla chirurgia dell'epilessia, ricordiamo che abbiamo anche altre opzioni terapeutiche come lo stimolatore del nervo vago e la dieta chetogenica. C'è una modalità per curare l'epilessia, proprio alla radice e non solamente i sintomi?
Allora, sicuramente esistono degli interventi di questo tipo, per esempio la chirurgia dell'epilessia. Nel momento in cui noi individuiamo una malformazione corticale o, faccio un altro esempio, un tumore a basso grado, e attraverso appunto degli studi molto molto specialistici e attraverso anche ripetute riunioni multidisciplinari che avvengono tra neuropsichiatra infantile, neuropsicologo, il neuroradiologo e i neurochirurghi, insomma, alla fine se si riesce appunto a definire che l'epilessia parte precisamente da quel punto specifico, si può intervenire chirurgicamente e asportando appunto quella che viene definita zona epilettogena, cioè la zona da dove viene appunto la genesi, da dove arriva la genesi dell'epilessia, ecco che in quel caso l'intervento è risolutivo. Poi esistono anche dei farmaci a volte, per esempio, come la dieta chetogenica in alcune condizioni, come nel deficit del GLUT1, in quel caso, ecco, la dieta chetogenica è una terapia di precisione che determina appunto una risoluzione o comunque sia un netto miglioramento della sintomatologia clinica dei pazienti. Quindi sì, esistono condizioni ben specifiche, ovviamente ogni caso è un caso a sé stante e va analizzato attentamente, quindi tutti i bambini sono diversi da di loro e tutte le forme di epilessia poi hanno componenti di diversità, quindi ogni bambino va analizzato singolarmente e poi sicuramente si può pensare alla possibilità di un intervento cucito sul paziente. A questo proposito, come influiscono quindi fattori come l'età di insorgenza, il tipo di crisi e la presenza di comorbidità sulla prognosi a lungo termine nei bambini con epilessia? Allora, sicuramente, ecco, lei ha citato delle variabili molto importanti, perché sicuramente noi dobbiamo sempre ricordare che abbiamo diversi fattori che possono influenzare negativamente la prognosi a lungo termine dell'epilessia, ok? Però l'età di insorgenza precoce, le crisi epilettiche farmacoresistenti, quindi che poi, essendo farmacoresistenti, sono associate ad una politerapia, e la presenza poi di comorbidità psichiatriche sicuramente rappresentano i fattori che impattano maggiormente negativamente sulla prognosi a lungo termine del bambino, ma siccome ci troviamo in età evolutiva e nel contesto di un nucleo familiare, impattano negativamente sul funzionamento globale di tutto il nucleo famiglia. Benissimo, la ringrazio moltissimo per il suo intervento e approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere una visita presenziale con il dottor Angelo Russo attraverso il suo profilo, disponibile sulla piattaforma Top Doctors.